inizio a questo nostro incontro su un tema, il linguaggio della politica, che temo possa apparire nella sua formulazione incline a un certo scetticismo, a un certo pessimismo, è implicito forse in quel titolo. Invece io vorrei partire da una riflessione sul concetto stesso di politica prima di affrontare il linguaggio della politica. E nel senso comune, purtroppo, e lo sappiamo per esperienza, il fatto che le delusioni alle quali ciascuno va incontro, ciascuno ha una sua idea del mondo, un suo orizzonte sperato, e inevitabilmente nel corso del lavoro, dell'esistenza, delle sconfitte alle quali tutti andiamo incontro, è incline a considerare la politica come un mondo avverso, un mondo nel quale avviene tutto ciò di cui noi altri patiamo. Questo inevitabilmente si forma questa visione delle cose. Non voglio dire che sia immotivata, però vorrei risalire indietro nel tempo per la convinzione alla quale sono piuttosto legato che si capisce meglio il presente partendo da qualche esperienza che ci ha preceduto. E allora ho pensato che potesse essere utile chiamare in causa un personaggio gigantesco, uno dei personaggi del mondo greco col quale continuiamo a fare i conti anche senza saperlo, si potrebbe dire, e cioè il filosofo Platone. È un uomo nato nel 428 avanti Cristo, è vissuto circa 80 anni, si è impegnato personalmente moltissimo nell'attuazione delle sue idee. Lui ci ha lasciato una autobiografia, un testo in forma di lettera lunghissima, nel quale descrive i primi passi della sua vita e esordisce dicendo: essendo giovane, appena fui in grado di disporre di me, sostanzialmente, fui attratto dalla politica, mi rivolsi alla politica, all'attività politica. Però la città era governata in quel tempo in un modo assolutamente deludente, disdicevole, negativo, fallimentare. Quando lui aveva 20 anni, la sua città, cioè Atene, era al termine di una guerra distruttiva nella quale i capi politici dominanti avevano avuto una grande responsabilità del disastro. Disastro che finì in un assedio micidiale, Atene fu presa per fame, avendo provocato la guerra durata 27 anni, alla fine l'ha persa, ha perso l'impero e ha visto crollare ogni puntello della sua forza, con dissidi interni lancinanti. Perciò lui dice: fui attratto subito, è naturale che io mi rivolga alla politica appena ho padronanza di me stesso, ma la città era in queste condizioni. Poco dopo cambiò il regime politico, subentrarono uomini che si proponevano la eunomia, cioè il buon governo, ed erano in parte, vi dice, miei parenti, persone a me care, e si riferisce a un governo che fu ad Atene per 12-13 mesi alla guida della città ed ebbe gravi responsabilità nella guerra civile che esplose in quel torno di tempo. Lui dice: io mi ritrassi subito,
non appena vidi che essi, che pure mi avevano coinvolto nel nome del buon governo, colpivano proprio l'uomo più saggio, il mio più anziano amico, lui lo chiama, cioè Socrate, cercando di coinvolgerlo in attività inaccettabili, portare a morte dei cittadini senza processo e senza motivo. Essi caddero dopo qualche mese, ma il governo che venne dopo mandò a morte Socrate, con un processo che in sostanza era un processo politico. Non entreremo naturalmente nella vicenda di quel processo, bensì terremo d'occhio la riflessione platonica successiva a questa serie di delusioni, no? Sono tre tappe, tutte e tre deludenti, nelle quali egli si è giovanissimo addentrato, perché gli ne trae una conclusione, una morale, alla quale ha tenuto fede per il resto della sua vita: cercare la via d'uscita rispetto alle forme politiche esistenti, le quali hanno tutte e tre dato cattiva prova. Dico tutte e tre perché, a parte le due tradizionali forme della democrazia e dell'oligarchia, un terzo aspetto, un terzo modo di attuare la politeia, cioè lo stare insieme politicamente, è la guida di uno solo, termine monarchos, monarca, tiranno, che i greci pronunciavano con fastidio, consideravano inaccettabile. E lui dice: avendo maturato che tutte e tre queste forme politiche portavano in un binario morto, sto parafrasando le sue parole, mi convinsi che soltanto quando i reggitori, i capi, saranno anche veramente filosofi, o viceversa, i veramente filosofi guideranno la città, solo allora ci sarà il buon governo. Convinto di questo, mi mossi da Atene e mi recai in Sicilia. E lì comincia la sua vicenda a Siracusa, nella illusione, nel convincimento che educare un tiranno, cioè un capo assoluto, quale era Dionigi di Siracusa al tempo suo, sarebbe la scorciatoia per il buon governo. Andò male, andò malissimo l'esperimento, una prima, una seconda volta, egli, Platone, ebbe anche disavventure personali gravissime, uomo coraggioso, come si dice, un filosofo che si sporca le mani, cioè che non si limita a predicare in astratto, ma si mette al cimento. La famosa formulazione che tante volte viene ripetuta di Marx: i filosofi finora hanno interpretato il mondo, adesso è bene che si impegnino a cambiarlo. È una delle tesi sue su Feuerbach, scritta in modo addirittura aforistico, a rigore al suo antecedente remoto in questa decisione di Platone di mettere alla prova non soltanto rimirare il sommo bene, ma cimentarsi nel attuarlo, contando su alcune forze, quelle appunto di chi già governa e può essere portato al sommo bene, a desiderare l'attuazione del sommo bene. La politica è dunque, nella riflessione platonica, l'attività che coinvolge l'intera persona. Idea alta della politica. Ha trasmesso, se vogliamo, questo pensiero a un suo non meno celebre allievo, diventato egli stesso un maestro del tutto indipendente rispetto a lui, cioè Aristotele, che ha scritto moltissimo
sulla politica, un trattato in 8 libri che è il frutto di un lavoro di anni, che si apre con le famosissime parole: l'uomo è un animale politico, politikon zoon, che vuol dire un individuo che non può essere una monade che sta da sola, che sta dentro una polis, una comunità, reagisce con gli altri, si rapporta con gli altri, collabora con gli altri. Non è soltanto una visione di questi due filosofi, a rigore, se la cosa è del tutto possibile, nonostante la decadenza scolastica degli studi sul mondo antico, si scorrono i testi superstiti di quella epoca così remota, ci si accorge che la politicità è tutto nel mondo greco e romano, è la principale attività alla quale mirare. Potremmo dire, prima di scavare più in profondità sul tema del linguaggio della politica, che il mondo antico, in particolare delle città greche, ha messo alla prova tutte le possibilità, le ha sottoposte al cimento della prassi, le ha criticate e si è interrogato sul perché sia così difficile calare nella prassi i principi della politica. C'è un dialogo famosissimo scritto da un greco d'Asia, vissuto alquanto prima dei due personaggi che vi ho prima ricordato, cioè Erodoto, uno storico, geografo, viaggiatore, nato in Asia appunto di Carnasso, trapiantatosi in Atene. Lui scrive a un certo punto della sua storia del mondo persiano che nella Persia, alla fine del VI secolo a.C., quindi ben prima che ad Atene sorgesse l'esperienza democratica, qualcuno propose di instaurare la democrazia in Persia, cioè in un grande stato territoriale enorme come l'impero persiano. E racconta una storia alla quale lui stesso dice: i greci non hanno creduto. Quando io l'ho raccontata, Erodoto recitava in pubblico parti della sua opera, via via la componeva, e il pubblico reagiva. Non era un pubblico prezzolato come quello dei poeti cortigiani, no, era un pubblico interessato direttamente a ciò che quest'uomo raccontava sulla fase epica della storia greca, cioè la lotta contro i persiani. Ebbene, lui dice: alla fine del VI secolo, la morte di Cambise, dei successori usurpatori dopo di lui, tre notabili, tre grandi signori esponenti della nobiltà persiana, insieme ad altri, si interrogarono su che forma scegliere di ordinamento dello Stato, e uno di loro, Otanes si chiamava, propose di instaurare la democrazia, perché i greci non ci credevano quando lui raccontò questa storia, perché ritenevano impensabile che un modello adatto a una piccola comunità come la città, la polis, potesse essere applicato su uno spazio così grande, costituito da tante comunità, tantissime. Otanes sviluppa un ragionamento, lui dice: la cosa più bella è il governo della maggioranza, lui dice veramente del pletos, della massa popolare, e implica che sia la maggioranza, e descrive in contorni molto forti il disastro del governo di un uomo solo. Dopo di lui parla un altro notabile che si chiama Megabizzo, il quale dice: tutto quello che ha detto Otanes contro la monarchia è verissimo,
però il governo del popolo è disastroso, perché il popolo non ha gnome, non ha un discernimento, e quindi è come un fiume in piena che travolge, che non riflette. Dunque la forma migliore è l'aristocrazia. Il terzo che parla dice, Megabizzo ha detto benissimo quali sono i difetti del governo popolare, ma anche l'aristocrazia è pessima perché gli oligarchi si litigano tra loro, scatta una rivalità, ne nasce non solo l'insidia ma la paralisi, la rivalità di tutti contro tutti, dunque la monarchia. Alla fine vince questa ipotesi e infatti l'impero persiano continua ad essere governato da un sovrano che fu tra l'altro proprio il terzo parlante di quel dialogo. Morale, e questo gli ascoltatori lo capivano perfettamente, la somma di queste tre riflessioni è zero, perché al termine di queste tre riflessioni tutti e tre i modelli sono sottoposti a critica, una critica con fondamento, espressa con fondamento. Quindi si potrebbe dire che Erodoto, nel momento in cui lancia un'idea non gradita nel mondo ateniese, che cioè la democrazia l'avessero pensata già altri prima di Atene, mette anche sotto gli occhi dei suoi ascoltatori, dinanzi ai suoi ascoltatori, un problema aporetico difficilissimo da risolvere. Tutte e tre queste forme sono vulnerabili. La domanda che sorge talvolta con qualche fondamento è come mai nella piccolissima realtà della città greca si fosse giunti a un punto di maturazione così avanzato, così profondo, rispetto a problemi capitali come sono quelli appunto del vivere dentro una comunità politica. E qui conviene fare però una piccola osservazione che ci sposta nel tempo. Noi parliamo della città greca, del mondo antico, attraverso la voce di coloro che hanno lasciato traccia. E questo ci aiuta solo in parte a renderci conto della realtà concreta in cui quelle parole venivano pronunciate. Un grande sociologo, studioso delle società antiche, non solo di esse, del secolo XX, che si chiamava Max Weber, persona di enorme acutezza, che ha avuto rispetto al mondo antico una distanza giusta, cioè lo ha considerato di enorme rilievo ma senza feticismo, ha fatto un'osservazione pertinente. Egli ha osservato che nella città antica, e quando parliamo di città antica pensiamo sempre ad Atene, più che altro perché la conosciamo meglio di altre, ma anche perché è la più rilevante, no? È una megalopolis a 20.000 cittadini pleno iure, commerci in tutto il Mediterraneo, un impero che era un impero al tempo stesso politico e commerciale, quindi una grande realtà. Lui dice la città antica è una ghilda che si spartisce il bottino, cioè la società politica, i politai, i cittadini di pieno diritto, i quali si affannano intorno al tema del miglior governo, che criticano le devianze delle varie forme concrete della politica, sono in ultima analisi considerati nel loro insieme un ceto dominante relativamente ristretto dal punto di vista numerico. Perciò lui ricorre a quella immagine medievale, no, la ghilda che si spartisce il bottino. Perché dice si spartisce il bottino? Perché anche il più povero degli ateniesi
ha qualche schiavo. Lo dice l'oratore Lisia in una sua orazione, e lo capiamo anche dalla commedia di Aristofane. Aristofane, la più recente del tempo, l'ultima databile, Pluto, mette in scena un poverissimo il quale incrocia per volontà di Hermes un mendicante che poi in realtà è il dio della ricchezza, Pluto per l'appunto. La commedia consiste nel disvelamento poi del dio della ricchezza che riprende la vista, eccetera. Una commedia per l'appunto sul problema della ricchezza, dell'ingiustizia sociale. E anche questo poverissimo protagonista ha vari schiavi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il ceto dei cittadini liberi di pieno diritto, i quali hanno un piccolo salario dallo Stato che gli consente di fare politica, di partecipare alla politica, di andare all'assemblea, è numericamente delimitato e può fare questo perché ha sotto di sé una grande base di non uomini, potremmo dire, di esseri umani privi di diritti, che sono in una condizione di dipendenza personale, talvolta in grande numero. Il più ricco cittadino di Atene era un grande generale, un uomo politico che si chiamava Nicia, che morì in Sicilia nella guerra di aggressione che Atene fece contro Siracusa, e aveva migliaia e migliaia di schiavi minatori. Poi ci sono gli schiavi nelle campagne. Quando Atene fu in pericolo perché Filippo di Macedonia stava per invadere l'Attica, un oratore di parte democratica che si chiamava Iperide chiese di liberare subito 120.000 schiavi, che è una cifra enorme naturalmente, che sarà giusta, sarà sbagliata, probabilmente è giusta, sta a rappresentare tutto un mondo non immediatamente visibile se non in alcune isolate circostanze. Allora, questa riflessione sulla politica come mestiere principale del cittadino non è forse connessa nella realtà antica, si capisce, a questo privilegio, cioè al fatto di essere parte di uno strato sociale articolato al proprio interno, diviso al proprio interno tra ricchi e poveri, ma complessivamente in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri, non solo, è nella condizione di poter esplicare pienamente la propria idea della politica, il proprio volere nel campo della politica, nella sede decisionale che è l'Assemblea, in quanto c'è qualcun altro il cui lavoro ti consente questo. E aggiungiamo anche, per un certo periodo non breve della storia di Atene, un impero, cioè una serie di realtà dipendenti che versano un tributo piuttosto pesante o versano sotto forma di navi per la flotta federale il proprio contributo, e questo tributo va nelle casse dello Stato e lo Stato è in grado di pagare una serie di salariati per lavori pubblici, per la costruzione del Partenone, le grandi realizzazioni architettoniche dell'età di Pericle, grazie a questo denaro che viene dall'impero. Quindi il bello, in certo senso, dell'esperienza unica che la storia di quell'epoca ci fornisce è di aver elaborato precocemente, in modo così maturo, precursore, tutta la problematica della politica nei suoi vari aspetti, stando dentro un laboratorio piccolissimo che, visto da vicino, non assomiglia per niente alle nostre società contemporanee, moderne. Infatti la vera domanda che è giusto porsi è: nel passaggio che è avvenuto nel corso del tempo dalla piccola realtà della polis, così matura, così ricca ormai di consapevolezza del problema politico, alle grandi realtà statuali del tempo moderno, quella maturità, quella consapevolezza è calata
automaticamente nelle grandi masse o è rimasta invece appannaggio di minoranze? Non va dimenticato che il trapasso dalla realtà molecolare della città antica ai grandi stati di dimensioni, potremmo dire regionali o nazionali, avviene attraverso l'assunzione, il ritorno del principio monarchico. Dopo Alessandro, che conquista dall'Afghanistan ai Balcani, all'Egitto, quindi crea un enorme impero territoriale che si sfascia alla sua morte, si costituiscono una serie di monarchie nelle quali il valore carismatico del dinasta, legato alla memoria di Alessandro, legato al rapporto con la massa militare, diventa la forma politica dominante. E questo problema si trascina nel tempo. La Repubblica Romana ha una sua storia gloriosa, plurisecolare, che sfocia anch'essa nelle forme del potere personale. Potere personale carismatico, un leader, un capo, il cesarismo per l'appunto, che ha un rapporto diretto con la massa che è essenzialmente una massa militare, nel caso appunto della Repubblica Romana, le grandi legioni, ma anche la plebe urbana della città di Roma, le elite italiche dei vari municipi, ma è un rapporto tra un leader e una massa che si riconosce in lui scavalcando istanze intermedie. Il Senato romano, per così dire, è il relitto di Roma città-stato e si contrappone al principe, si contrappone a colui che poi sarà l'imperatore. E da Diocleziano in poi, con una carica carismatica e religiosa fortissima, questa eredità si trasmette al tempo moderno. Non voglio fare una storia analitica, ma faccio appello a un profilo, per così dire, ben noto, e trova soltanto alla fine del secolo XVIII il grande problema della democrazia come sensibilità di massa. La monarchia ha compiuto il suo tempo. Il sovrano carismatico non è più tale, e con la Rivoluzione francese, che diventa europea capo a pochissimi anni, la parola d'ordine della democrazia politica, come si diceva allora dell'uguaglianza, diventa una istanza di massa. È allora che comincia la nostra storia, cioè la storia nella quale noi siamo calati e dalla quale credo non facilmente usciremo per chissà quanto tempo, si costituisce allora. Ed è allora che il linguaggio della politica diventa il veicolo principale per tradurre o nascondere i valori, gli obiettivi, i programmi, non più dinanzi ad una ristretta cerchia di persone già molto preparate e reattive, ma dinanzi a masse sterminate. È una storia che ha a che fare con problemi molteplici: la maturazione culturale dovuta all'età dell'illuminismo, l'importanza dell'enciclopedia, la letteratura di massa, tanti fenomeni convergenti verso una crescita di sensibilità, di capacità di voler contare, di voler capire. Ed è allora che si ripropongono costantemente le parole che noi usiamo. Potremmo farne un rapido catalogo. Libertà e uguaglianza sono le due parole d'ordine del 1789 e vivono ancora nel nostro tempo in una dialettica tutt'altro che facile. Democrazia è usata molto meno in realtà che non uguaglianza. Cesarismo, populismo,
questi termini, qual è il loro stato di salute, potremmo dire? Facciamo un catalogo di date, a 200 anni dal congresso di Vienna. Questo 2014 abbiamo incrociato una serie di anniversari, alcuni tristissimi, come lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Credo che sia passato inosservato il fatto che il congresso di Vienna non si deve legare alla sua conclusione del 1815, comincia già l'anno prima. E potrei dire, paradossalmente, tutti gli equivoci riguardanti il lessico politico, o gran parte di essi, nascono allora. Cos'è questo congresso di Vienna? È una sorta di grande conferenza della pace dopo l'abdicazione, la prima abdicazione di Bonaparte e il crollo dell'impero francese. Impero francese, anche questo è un problema di lessico politico, perché si chiama impero? Perché Bonaparte sente il bisogno di andare a pescare parole del lessico romano e adattarle alla realtà della Francia, che ha messo anni a liberarsi della monarchia per poi vederla risorgere sotto forma di impero con una nuova nobiltà, la nobiltà dell'impero, con una dinastia, perché Bonaparte già pensa al suo successore dinastico. Movimento paradossale, potremmo dire, no? Nei 25 anni dal 1789 al 14 si compie un percorso strabiliante di ritorno su se stessi, che però non è mai un revoluzio ad Christum, non è mai un ritorno sic et simpliciter, perché Bonaparte sceglie impero perché pensa a Giulio Cesare, perché pensa a quel fenomeno misto di potere personale e legame con la massa democratica che è il cesarismo. Perciò si inventa l'impero, caricandolo però di tanti elementi retrogradi. Per i giacobini simpatizzanti per la rivoluzione francese e del resto d'Europa, dall'Italia alla Russia, alla Germania, alla Spagna, lui era la spada della rivoluzione, era quello che portava sulla punta delle armi francesi le grandi parole della rivoluzione nel resto d'Europa. Non so se sia ancora una lettura corrente nelle scuole, io spero che lo sia, un libro straordinario che è un oceano nella sua enormità, La guerra e la pace di Leone Tolstoi. Ci sono delle bellissime traduzioni in lingua italiana. L'inizio di quel libro è folgorante, c'è un salotto a Mosca, nobili, alcuni emigrati che sono scappati dalla Francia, che detestano Bonaparte come tiranno criminale, ma ci sono anche dei giovani di origine piccolo nobiliare che invece osano parlare di lui con entusiasmo. Siamo alla vigilia della battaglia di Austerlitz, Bonaparte si è già fatto imperatore. Grande equivoco. L'idea, lui ha semplificato la rivoluzione, ne ha salvato i principi fondamentali e li porta nel resto del mondo. Il giacobinismo europeo, quello italiano forse più di altri ne ha patito, ha vissuto in questo equivoco. La coalizione contro il Bonaparte, contro la Francia, contro gli amici della Francia nei vari paesi, è un ibrido perché comprende lo zar di Russia, l'Inghilterra liberale, la Prussia animata da uno spirito nazionale freschissimo che nasce contro Bonaparte, si forma allora la vecchia Austria. Questo ibrido ha sconfitto sul campo l'imperatore, ha sconfitto la Francia,
nel nome della lotta contro il tiranno. I vincitori hanno conquistato il consenso nel nome del ripristino della libertà. E su queste basi che si dà avvio al congresso di Vienna, che approderà dopo un anno nella seconda capitolazione di Bonaparte, dopo i 100 giorni, alla Santa Alleanza, cioè allo strumento che blinda l'ancien regime, si illude di blindare l'ancien regime, essendo passato attraverso una lotta nel nome della libertà. E questo pone a chi lentamente, più o meno lentamente, si ribella all'ordine imposto dalla Santa Alleanza di inventarsi delle parole tali che smascherino questo equivoco. Questo è un grande esempio storico di lessico, linguaggio politico distorto, macroscopico esempio. Potremmo scendere nel tempo, potremmo cercare, non è difficile, risalendo all'indietro la storia del nostro tempo, una serie di scadenze storiche che, viste a posteriori, ci sembrano chiare, ci sembrano tali che è facile schierarsi da una parte o dall'altra, nelle quali il linguaggio è stato distorto. Potrei portare un esempio a noi abbastanza familiare, cioè quello della guerra di conquista che l'Italia sferra contro l'impero di Etiopia, 1935. Le cause delle guerre si creano, quindi il problema non è chi ha sparato per primo, perché è quasi un problema insolubile in quasi tutte le guerre. Il problema è un altro, che cioè la predicazione, la propaganda, l'uso della parola che viene messo in moto, innescato per preparare questo attacco, questo evento bellico così duro, così impegnativo e anche micidiale, come sappiamo, sono legate ad un concetto che vuole essere liberatore. L'impero d'Etiopia è un relitto del passato, vige ancora la schiavitù personale, è un mondo aberrante. Noi altri irrompiamo, portiamo il moderno, la modernità, dentro un mondo chiuso, atavico, inaccettabile. Gli argomenti addotti hanno una parvenza di veridicità, perché è innegabile che l'impero d'Etiopia fosse anche questo. Un esempio da manuale di come il concetto portare la libertà ad un popolo oppresso possa essere in realtà la copertura per il suo contrario. E questo lo potremmo estendere un po' meccanicamente a tutta la vicenda dei due secoli che abbiamo alle spalle, a partire dalla spinta della Francia napoleonica verso il resto d'Europa. Com'è possibile, eppure è accaduto, che i movimenti di riscatto nazionale si siano alimentati delle idee della rivoluzione francese e alla fine si siano contrapposti al dominio francese? È un problema storico e politico e di linguaggio che non riusciamo mai a cogliere sino in fondo, anche perché il linguaggio della politica, anche quando è adoperato in buona fede, anche quando è un tentativo di capire, è sempre approssimativo, cioè non riesce mai a cogliere la realtà nella sua interezza fino in fondo, è schematico, è astratto. Ora, non vorrei, né lo farò, portare degli esempi tratti dall'attualità più ravvicinata, inerenti all'uso della parola politica, alla strumentalità di essa. Sarebbe fin troppo facile.
Vorrei invece accentuare un aspetto. Noi forse ricordiamo, per letture scolastiche, per simpatia per l'italiano del Cinquecento, alcuni memorabili capitoli del Principe di Machiavelli, compreso il terribile capitolo, come viene chiamato, no? Il terribile capitolo 18, quello in cui Machiavelli esordisce dicendo che sarebbe laudabile cosa mantenere la parola data, ma il principe che si illude del potere di doverlo fare spesso va alla rovina. Perché è indicato come terribile? Perché il capitolo nel quale si è ravvisata la suggestione alla menzogna politica, il fatto che trionfare degli avversari politici, affermare il proprio dominio, deve passare attraverso l'uso ingannevole della parola. Problema etico, problema politico, problema lessicale, ci sono molte vie d'uscita per risolvere questa aporia, ma sono tutte mediocri. Si potrebbe dire, lo dicono di solito i protagonisti, che la loro idea di potere personale, di affermazione personale e il grande disegno con il quale essi si battono coincidono. E quasi certamente ogni politico di grande livello, cerco sempre di parlare di personalità della storia, ed evito invece una semplificazione ravvicinata che magari viene male, insomma, sprecata. Nel cancelliere di ferro dell'impero tedesco, Otto von Bismarck, che indubbiamente è l'artefice della grandezza della Germania nella seconda metà dell'Ottocento, l'idea che lui soltanto sarebbe stato in grado di realizzare l'inverosimile, cioè il crollo del secondo impero francese e la proclamazione dell'impero tedesco a Versailles, trionfo anche mediatico, la sua idea di essere lui soltanto quello in grado di fare questo, ha un suo fondamento. Noi a posteriori diciamo sì, perché nella storia non si possono fare esperimenti come in fisica o in altre scienze, non si può replicare l'evento e vedere se riesce cambiando i soggetti, quindi in questo senso è disperante. Però non stentiamo a credere che spesso la storia, diciamo questa astrazione un po' metafisica, trova il suo strumento. Alessandro Magno era considerato un ragazzaccio dal suo principale avversario ateniese, cioè Demostene. Alessandro ha creato l'ellenismo, cioè tutta una fase della storia umana, è morto a 33 anni. Il carisma, come si dice, la capacità di mobilitare masse sterminate intorno alla propria persona, dimostrando la propria capacità, è uno dei veicoli che porta i leaders, i grandi leaders, a convincersi di essere lo strumento della storia. E in quel caso essi dicono: applicare il capitolo 18 del Principe è una necessità, perché è grande il disegno che sta dietro. Mi sono sforzato di portare gli argomenti che ho detto alla fine del film mediocri, con cui si cerca di spiegare perché l'uso distorto del linguaggio, che dovrebbe essere un linguaggio di verità, trova una sua giustificazione. C'è però un altro aspetto, questo credo che sia doveroso metterlo in luce. Gli esempi che ho portato sinora, come avrete ben osservato, sono ricavati da epoche storiche nelle quali si ha a che fare con grandi svolte epocali, personalità che si impongono. Abbiamo nominato Bismarck, abbiamo nominato Bonaparte, abbiamo nominato Giulio Cesare, Alessandro Magno, Machiavelli,
Bene. C'è un'altra faccia però del linguaggio politico, quello che io amo chiamare il linguaggio politico indiretto, non dei protagonisti, ma di coloro che raccontano quotidianamente la vicenda politica, i quali nel tempo nostro hanno un peso enorme, costruiscono il senso comune, fabbricano l'opinione, creano il consenso. Chi sono? Sono i grandi strumenti di informazione, che nel tempo nostro, nel tempo a noi più vicino, sono tecnologicamente potentissimi, raffinatissimi, efficacissimi, e quindi la responsabilità di coloro che li manovrano è centuplicata rispetto ai giornali di metà 800, artigianali, letti tutto sommato da coloro che sapevano leggere, quindi in Italia per esempio una minoranza estremamente piccola, fino alla fine del secolo XIX. Oggi non è così. È questo linguaggio indiretto della politica che ci dovrebbe allarmare. Il fatto che si determini sostanzialmente, almeno in linea generale, tranne piccole isole di resistenza spirituale, una sorta di servitù spontanea. Noi, cioè le persone finanziarie in chiesa, abbiamo memoria di un periodo storico del nostro paese, durato poco più di 20 anni, e nel quale l'operazione di legare il consenso direttamente alla persona dominante attraverso strumenti, il partito unico, le grandi organizzazioni di massa, mi riferisco al fascismo, chi ha memoria storica di questo sa che c'era un controllo capillare sulla stampa, sulla comunicazione, le famose veline che sono state anche pubblicate, talora ridicole, talora imbarazzanti, comunque tali che la stampa, grande, media, piccola, si adeguava alla pasta. Anche i giornalisti di grido, l'ultima parte è stato un pezzo da 90 della stampa di Torino, a un certo punto per l'ultima disgrazia è stato mandato al confino, insomma un controllo pesante. Il paradosso è che nelle società nostre, nelle grandi società di massa contemporanee, in assenza di veline, si determina ugualmente un assecondare il potere spontaneamente. E questo potremmo documentarlo studiando, che è materia tutt'altro che rilevante, per esempio 2 o 3 mesi di telegiornale come oggetto di studio. È buffo che questo tema sia considerato con fastidio. Mi ricordo, e credo che molti ce lo ricordiamo, nei 20 circa anni che abbiamo alle spalle, molto spesso, piuttosto spesso, uno schieramento cosiddetto di centrodestra ha vinto le elezioni. Era guidato da persona in grado di costruire l'opinione attraverso i mezzi di comunicazione, di cui aveva un notevole dominio, o se vogliamo, possesso, proprietà. La parte perdente eccepiva, faceva notare, ma in una situazione di tale disparità di comunicazione, la vittoria è propiziata, è agevolata. E venivano redarguiti i
grandi giornali si impegnavano in lunghi articoli in cui si sbeffeggiavano le persone che collegavano l'esito elettorale con il dominio dei mezzi di comunicazione di massa. Si diceva: non sapete vedere, non siete stati capaci, ma perché dovete inventarvi che questi strumenti siano essi responsabili della vostra sconfitta? Poi la ruota della storia cambia, questo è un elemento consolante, potremmo dire, nelle vicende umane. E mi è capitato di annotare, perché ritengo che sia pur sempre un oggetto di studio, il modo in cui vengono comunicate le notizie, il modo in cui si manifestano le opinioni, che a ridosso delle elezioni ultime italiane, politiche, voglio dire, le parti si sono capovolte. Per cui il leader dello schieramento spesso vincente ha avuto una frase, devo dire, di grande ingenuità, ma di grande verità, quando ha detto: ma se il leader del Partito Democratico sta tutti i giorni in televisione, per noi arrivare al 20% dei voti è già un miracolo. A questo punto diventava normale pensare questo, che era stato sistematicamente contestato come un pensiero malizioso di chi non si rassegnava a perdere. Ora, naturalmente, l'elemento emozionale lo diamo per assodato, fa parte dell'esistenza, però è interessante vedere come un tipo di diagnosi finalmente si è fatto strada ed è un fascio di luce su un problema enorme, cioè come possa esprimersi davvero la, usiamo una parola enorme, volontà popolare, se filtrata attraverso questo genere di strumenti pervasivi. Quindi il problema della parola politica, del linguaggio politico, non è tanto quello o soltanto quello di coloro che in prima persona la praticano e l'hanno, ma è di coloro che la mediano. E qui vorrei, prima di passare ad una conversazione che mi immagino si profilerà tra pochi minuti, ammesso che sia in grado di rispondere alle domande, ma con una rievocazione remota, abbiamo fatto un salto in avanti, adesso facciamo un salto mortale indietro. Nell'anno 14, anche questa volta le cifre anniversarie ci tornano comode, prima abbiamo detto 200 anni dal congresso di Vienna, ma avremmo potuto fare anche altre date, 150 anni dal fondazione della prima internazionale operaria, per esempio. Nessuno se l'ha ricordato, nessuno dei grandi, medi, piccoli giornali, pazienti. 2000 anni fa muore Augusto, che è un personaggio non da poco, governato, cioè, è stato in politica, come si direbbe, da quando aveva 19 anni, dal 44 avanti Cristo al 14 dopo Cristo, quindi sono 58 anni. Comunque dal 31 ha governato da solo per 14 più 31 sono 45, 44, va bene. Finalmente muore, come è inevitabile che accada. Nel frattempo ha restaurato la Repubblica, cioè ha operato una finzione lessicale nell'anno 27 avanti Cristo, nel gennaio, e lo scrive nelle sue famose res geste che fa leggere dal figlio adottivo, il suo successore Tiberio, davanti al Senato, quindi parla da morto, potremmo dire, davanti al Senato, attraverso le res geste: restituisco la res pubblica al Senato e al popolo romano. Mantengo la tribunicia potestas, divengo console tutti gli anni, le province con le regioni sono quelle dove mando io i governatori, però è ristaurata la Repubblica. Il Senato sta al gioco, le province governate da uomini del Senato sono quelle dove non ci sono i soldati, non ci sono le regioni. Comunque,
Res Publica Res Libera. È curioso che questo venga detto davanti al Senato dal erede, cioè da colui che viene designato a succedere nel ruolo di princeps in quanto adottato come figlio. Quindi il principio dinastico, potremmo dire, è sotto gli occhi di tutti in quel momento, nel momento in cui viene letto un testo in cui si dice è stata restaurata la Repubblica. Capolavoro di linguaggio politico, potremmo dire. Bene, questo avviene dinanzi a un Senato abbastanza frastornato, intanto perché quando muore un leader che è stato per tantissimo tempo, c'è un senso di vuoto, no? Questo è comprensibile. Bisogna fare dei funerali solenni, lui è morto a Nola, viene portato a Roma e i senatori cercano di definire come, cioè, organizzare la cerimonia. Uno si alza, si chiamava Messala Formino, e dice: io propongo che il feretro passi sotto l'arco trionfale due volte, una forma estrema di omaggio quasi divinizzante. Tiberio, che è l'erede che ha appena parlato, gli dice, gli chiede: ma io ti ho chiesto questo? Questo lo racconta Tacito negli Annali. Questo senatore risponde: la mia libertà consiste nel chiederlo spontaneamente. Questa è la servitù spontanea. Grazie.